Pronto? Yeah. Allora, benvenuto a tutti, vi presento Marcella Boccia, scrittrice e poetessa. Insieme a Marcella Boccia. Attenzione, direttore artistico della casa discografica Virgin Italia. Adesso, poiché Marcella Boccia ci dà molte cose interessanti, oggi, no, è bella, però Marcella Boccia. Io dico due parole perché deve parlare lei e poi parlerà il dottore e poi se è il caso, se ci sono domande da fare, so che ci sono anche delle ragazze che mi hanno portato delle piccole relazioni che hanno letto qualcosa del libro Diario dall'India che vorranno sicuramente dire la loro. Io ho passato ieri sera a leggere il diario dall'India, questo libro di cui noi oggi parleremo. Mi sono puntato delle cose, quindi innanzitutto non è un romanzo. È un diario di viaggio. I diari di viaggio sono affascinanti, sono belli, sono molto belli. Anche perché Marcella Boccia l'ha detto in maniera chiara, non fa vedere i monumenti, anche quelli, non parla dei monumenti, non parla delle chiese, anche di quelli, ma parla delle persone, parla dell'umanità, dei bambini, del falegname, del barista, del bambino che porta avanti un negozio di cianfrusaglie. Insomma, si vede che le persone, le culture le si vedono da vicino e quindi è molto bello capire tutte queste cose. Io per esempio ho notato molti punti interessanti, insomma, immaginate come è interessante per esempio conoscere il Gange. Le persone che si fanno un bagno nelle acque del fiume Gange, come interessante per esempio vedere quando cremano i morti, la cremazione dei morti, oppure vedere tante cose che insomma voglio dire. Io ho notato alcune cose, per esempio l'usanza del sati, all'inizio mi sono incontrato con questa usanza del sati. Voi sapete che la legge di Marco è prevede che partiamo sulla donna, ecco, voi la maggioranza di voi sono tutte donne, ma voi lo immaginate, io l'ho letto qua, penso dopo Marcella ce lo spiegherà. C'era un'usanza nel passato, ma pare che addirittura in alcuni posti ancora adesso, che quanto muore, a dimostrazione di quanto poco vale la donna da quelle parti, no? Quanto muore un uomo, addirittura viene bruciata anche la donna. Nel luogo viva, viene bruciata viva, cioè quando muore un uomo, la fidanzata, non so, la moglie, viene bruciata nel rogo in cui si brucia l'uomo, una cosa eccezionale. Cioè sulla essendo insomma, una cultura che uno non è possibile spiegarsi questa cosa. Poi magari il vero amore, magari qualcuno si rifiuterà pure, però la butteranno, penso, dentro a noi. Però voglio dire, ecco, poi c'è per esempio molte cose interessanti che ho visto in tutta la storia della Quercia. Cioè io ho notato pure un passo in cui ti pare, questo te lo chiedo proprio dopo, hai avuto la sensazione che tu fossi in qualche modo l'incarnata in un animale indù. Senza fumare però, Quindi che la mia anima, ho letto una parte, a pagina 62, l'ho segnato, ha dimorato in un corpo indù. È vero questo fatto? Cioè ho avuto questa sensazione a pagina 62, ho letto, ho sempre creduto, non so se in prima persona, poi, ho sempre creduto per istinto all'immortalità dell'anima. Col passare del tempo inoltre mi sono convinta sempre di più che la mia anima abbia dimorato tempo addietro in un corpo indù.
qui mi è tutto totalmente familiare, non ti spiegheremo altrimenti, cioè perché tu parli di queste storie, di queste cose. È interessante perché poi a un certo punto addirittura ho letto che qualcuno aveva fatto una domanda, ma tu mica hai guardato gli alberi, diciamo. Vi do subito a fare una precisazione. La dottoressa Marcella Barcia parla di non pazza, perché è un insegnante, di yoga, per esempio, no? È molto bravo, è un insegnante di meditazione, di purificazione, insomma, di yoga. E praticamente in qualche modo affronta la vita, insomma, anche da questo punto di vista, non tanto cristiano, quanto questo, perché lo yoga c'ha molte teorie, io ho visto, insomma, molto, e c'è la capacità di raggiungere la perfezione, insomma, la pienezza attraverso delle cose. E lei ci spiegherà. L'ultima cosa che io ho visto e che è interessante, magari se ce lo può dire a poche parole, noi siamo tutti chiaramente all'oscuro, sia dello yoga, sia tutte queste cose, eccetera, e questo saluto del sole e questo saluto della luna, che sono due cose molto belle, ecco, non solo dello yoga, ma in generale della cultura possiamo dire india. Quindi chiudo con queste due considerazioni che ho fatto io. Il motivo per cui è interessantissimo leggere questo libro. Noi della biblioteca, l'abbiamo già detto, ne compreremo una decina di copie, almeno 10 copie ne compreremo per dare modo. Però ecco, se c'è qualche insegnante, certamente Marcello ne compra un 20 libri, sia caro. Intanto non li guarda nemmeno, però è interessante, insegnate, ma anche 20 ragazzi che non hanno mai visto questo tipo di cultura, vedere proprio la mentalità di queste persone. Quindi la prima cosa per cui questo libro veramente era bello da leggere e da presentare è questo diario di viaggio, un viaggio fatto in un mondo fantastico, bellissimo, che è quello dell'India. E poi questa riflessione sulla cultura del karma, si può dire, karma, eccetera, che lei lo spiega in maniera bellissima, anche con quei disegni, fa anche dei disegni di meditazione che sono molto belli, anche se certamente lei è una maestra, c'è una scuola di questo, lo fa, però penso che qualcuno, insomma, in qualche modo si possa non avvicinare, ma quantomeno conoscere quello che c'è. Passo adesso la parola. Oh, prendo la parola.